Ciao ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Antonio e oggi voglio presentarvi questo servizio che è stato creato per presentarvi le truffe su Telegram e sul Deep Web. Quindi se siete alle prime armi oppure state iniziando a navigare su questi circuiti, vi chiedo di fare molta attenzione alla testimonianza che andremo a vedere e non commettete gli stessi errori. Su Telegram è sempre più probabile incorrere in delle truffe. Oggi vedremo come evitare di essere truffati. Allo stesso tempo, un'esperienza di questa persona che è stata intervistata in modo anonimo ci parlerà appunto anche della sua esperienza con una truffa sul Deep Web. Più precisamente si parla di un link di Hidden Wiki. Quindi, prima di fare qualsiasi tipo di operazioni, guardate questo video. Questa è una storia vera ed è per questo che vi chiedo la massima attenzione e se potete condividete il video con i vostri amici. Ciao Antonio, spero di non incorrere in niente di strano parlandoti di questa cosa. Allora, io già un po' di tempo fa, insomma, mi chiesero di provare tramite Telegram a farmi una ricarica sul conto PayPal pagando tramite Bitcoin. Ed erroneamente provai. E andò male. Seguendo comunque le video, ho iniziato subito a seguirti perché mi interessava quello che dicevi della Dark Web. Ho seguito tutti i passi del filo e del segno e cliccando sul mio link ho acquistato per provare un voglio vendirti un pacchetto base di $80 per ricevere $1000 su Paypal. Volevo avere insomma la conferma che fossero tutte fandonie oppure semplicemente che ero io che ero incappato in una situazione sbagliata. E niente, mi è uscita la notifica che il pagamento è stato processato e confermato, ma per quanto riguarda l'acquisto da parte loro c'è sempre scritto pending. Quindi il supporto è inesistente, facendo 2 più 2 insomma ho capito che era una fandonia. Cioè, la nostra conversazione rimarrà assolutamente... Mi fa piacere che hai voluto parlarne qui. Sono molto interessato a conoscere le dinamiche della rete, quello che concerne appunto il dark web e Telegram. Quindi praticamente raccontami un po', la truffa è su Telegram, ti dicono che paghi $80 per poi riceverne 1000 in Bitcoin. Allora, su Telegram ci sono diverse pagine. Parlando con degli amici, insomma, decidiamo di contattare e di provare questa cosa. Lì ti danno un codice QR dove inviare il pagamento tramite Bitcoin e poi dovrebbero invece ricaricarti su PayPal gli euro. Ma non c'è stato nulla da fare. Mentre su Hidden Wiki ho aperto un nuovo link e l'ho riprovato e ho effettuato tutti quanti i passaggi in maniera veloce. Potresti farmi vedere le pagine Telegram e quella di Hidden Wiki? Allora, Telegram è... ed è un gruppo con 180.000 persone. Hai qualche screenshot della transazione? Mi piacerebbe far vedere, insomma, alle persone che seguono il canale quali sono i rischi della rete, per questo vorrei approfondire. Questo è il versamento del gruppo Telegram, appunto sono $350 per riceverne 1000 su PayPal. Ma il pagamento l'hai mandato in Bitcoin? Sì, per forza, perché è obbligatorio. E dove hai cambiato i soldi? Ci sono delle app per fare il cambio. Tu metti un porto in euro e loro te lo convertono. Mentre su Ideal basta che c'è il link. Ma alla fine c'è un servizio clienti, hai provato a scrivere a qualcuno, ti hanno risposto? Sì, ho inviato 3 mail con relativo codice identificativo, ma non ho avuto nessuna risposta. Quindi nella prima hai messo €350 per riceverne 1000. E qui invece? Qui invece ho versato $80 che è il pacchetto minimo. Ora, a me non stare male questa cosa perché ovviamente sono soldi persi per provare una cazzata. Però sinceramente sono tutte verificate questi siti, volevo provare e capire un attimo quanto potessero essere affidabili e ho capito che è una truffa e devono essere fermati. Esatto, è per questo che vorrei informare dei rischi le persone e ti ringrazio per avermi reso partecipe. Allora ragazzi, abbiamo visto questa testimonianza che è una storia vera per l'appunto. Se voi avete avuto delle esperienze simili oppure avete il piacere di raccontarmele, scrivetemi anche in privato. Vi chiedo di condividere il video nel caso vi fosse stato utile. Se avete una storia da raccontare e volete farlo anche in modo anonimo, potete contattarmi in privato. Vi ricordo i miei social su Instagram a.ereditario, anche su Facebook a.ereditario.
TikTok ereditario, seguite i miei video e prossimamente su questo canale iscrivetevi perché ci saranno tante e tante novità.